ho detto prima ai vostri colleghi, io non preferisco non parlare di quello che è successo prima perché non c'ero, sono arrivato a dicembre, è vero, non è stata una situazione bella, è vero, è cambiata la società, speriamo porta più tranquillità a tutti quanti, però preferisco non parlare di quello dei presidenti che c'erano prima perché no, non c'ero. Sì, ho visto magari più tranquillità e più nei ragazzi, però io preferisco non parlare di questo. Un Potenza che ha fatto del collettivo oggi la sua arma vincente, un equipo che sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, siamo stati forti dopo andare in svantaggio, non è facile a questo punto, eravamo messi male in classifica, ancora andare in svantaggio non era facile, abbiamo trovato una forza di gruppo e questo sicuramente è quello che ci ha fatto andare avanti e vincere. Che impressione ti ha fatto la Nocera? Nocerino è una grande squadra, pure con i tifosi trovano una forza in più, però sicuramente noi non siamo una squadra di questa classifica. Purtroppo ci sono stati dei problemi, colpa anche nostra, non è che abbiamo pochi punti perché è colpa anche nostra. Però non siamo sicuramente una squadra di questa classifica, quindi speriamo trovare in questi tre punti più forza per finire bene il campionato. Oggi su quelle fasce sembrava di avere un toro, grande partita la tua, premiata con un gol, due tocchi, una falcata e rete, davvero grandioso. Va bene, grazie. Noi lavoriamo per questo, dobbiamo lavorare di più perché sinceramente c'è molto da lavorare, da migliorare. Tutti quanti, quindi niente, tre punti ci danno tranquillità per lavorare con più calma, quindi speriamo di questa settimana migliorare le difficoltà che abbiamo. Allora, a fine del primo tempo eravamo sotto di un gol, il secondo tempo invece è uscita la forza, perché? L'ho detto prima, la forza di gruppo è quello che ci ha dato una spinta in più, perché noi, come ho detto, non siamo una squadra di questa classifica, di questi punti che abbiamo, però trovare questa forza non è facile, solo un forte gruppo riesce a ribaltare il risultato. Tanta, ho notato anche comunque tanta sintonia, nonostante ci sia qui da dicembre, con i compagni del reparto d'attacco, insomma, abbiamo visto tante sortite offensive, molte, sì, molte trame. Sì, anche se magari Todino non è una punta centrale, lui si sta sacrificando per noi, lo sta facendo benissimo e comunque Vincenzo, Pepe e pure Todino sono ragazzi molto intelligenti, quindi è molto più facile. La qualità che hanno loro due certamente, vabbè, non la dico io, si vede tutto quanto, però l'intelligenza penso che è la cosa più importante per trovarci in mezzo al campo. Un sistema di gioco che esalta gli attaccanti, quello di mister Biagioni, li porta sempre a giocare alti, sempre a dar fastidio alla difesa sia in fase di possesso che in fase di non possesso palla. Sì, 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 è vero che pure il sistema utilizzato dal mister sfrutta più le nostre qualità, però è da dire che con questa classifica non è facile da volte rischiare, giocare tutto quanto perché non siamo con la tranquillità per farlo, ecco. Era tutta una situazione molto difficile, quindi speriamo che questi punti ci portano a fare qualcosa in più, migliorare le cose che abbiamo da migliorare, che sono comunque tante. Grazie. Grazie.